Ma guardi, il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. Il centrodestra è ancora maggioranza nella nazione. Credo che debba avere rappresentanza politica. Noi lavoreremo per dare quella rappresentanza politica. Credo che bisogna ricominciare da capo, oggettivamente. Bisogna rifondare un centrodestra da capo, per, ripeto, per rispetto alle persone che in questa nazione sperano un giorno di vedere le cose cambiare. Perché qui siamo al nulla cambi perché nulla cambi. Deve essere sempre tutto uguale, a uso e consumo dei parlamentari e dei partiti. Io non ci credo in una politica così, non mi rappresenta, non mi ci trovo bene, confesso, non mi ci trovo bene, ma tante persone come me non ci si trovano bene e hanno diritto di avere un'altra politica a rappresentarli. Il fallimento della classe politica che dopo 7 votazioni va dal presidente uscente che aveva chiesto di non metterlo in questa posizione e gli chiede disperatamente di fare un altro mandato è oggettivo, è sotto gli occhi di tutti. C'è chi ne è stato più responsabile, chi ne è stato meno responsabile, sicuramente, ma è un fallimento di tutti. Credo che, diciamo, si debba lavorare per ripartire da capo e sicuramente Fratelli d'Italia si assume questa responsabilità. Lavorate con Salvini e Tajani ancora, con Forza Italia e Lega, li Ma incontrate? aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone, sì. Ma aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone, ma aspettavo che il centrodestra avesse molto più coraggio e molta più convinzione nel fare una cosa che era alla portata, e cioè battersi con dignità, a viso aperto, con orgoglio per eleggere un presidente della Repubblica, diciamo, distonico rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, perché quello che è accaduto in questi giorni di voti parlamentari dimostra che era un obiettivo, certo, non scontato, bisognava lavorarci, bisognava crederci, ma c'erano i margini per eleggere un presidente della Repubblica che non fosse proveniente dalla storia della sinistra. E questa cosa mi fa impazzire. Mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace, noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, lo dico agli italiani. Diciamo che credono in noi, che penso stiano guardando questa giornata un po' attoniti. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e penso che voi ne siate stati testimoni. Altri non ci hanno creduto. E mi dispiace perché nella riunione di centrodestra, nell'ultima riunione di centrodestra che abbiamo fatto nella giornata di ieri, l'unica cosa sulla quale tutti i partiti della coalizione erano d'accordo era il no alla riconferma di Mattarella.